È stato presentato ieri lo staff tecnico del Città di Nocera per il campionato di eccellenza 2015-2016. Il trainer della formazione sarà Pasquale Esposito, pronto a tuffarsi con entusiasmo nella nuova esperienza, con la convinzione di dover puntare forte sul lavoro per riconquistare presto l'entusiasmo di una piazza importante come Nocera. Mister, parte ufficialmente una nuova avventura, cancellata l'ultimissima parte dell'avventura precedente all'US Scafatese. Restano quelle lacrime di mister Esposito seduto in panchina per quella vittoria in attesa nel campionato di eccellenza? Beh, è vero, insomma, ho lasciato la Scafatese comunque anche bene, perché in un momento complicato per le varie vicende che erano subentrate, quindi ho preferito lasciare e rimanere me stesso soprattutto. Adesso inizia questa nuova avventura, è un'avventura che spero sarà bellissima in una piazza importantissima, e quindi sono onorato di venire qua a fare questa cosa, questo campionato. Come dire, farò di tutto per dare il mio meglio, insomma, ecco. C'è un vantaggio che può essere però un'arma a doppio taglio, quello di ripartire da zero per poter costruire, per poter plasmare la squadra sulle esigenze dell'allenatore. Effettivamente è così, è una squadra che bisogna fare da capo, non c'è a monte un gruppo già consolidato, e quindi fare degli aggiustamenti. In pratica dobbiamo vegliare 20-22 giocatori e metterli insieme, ma credo che i giocatori oggi, almeno quello che ho intenzione di vegliare io, spero che non ci sia tanto bisogno di spiegargli tante cose. L'idea è quella di vegliare giocatori affermati, giocatori importanti, perché chiaramente non c'era... ha tanti tifosi competenti, e quindi ha bisogno di vedere gente che sa giocare a calcio, al di là dell'allenatore, insomma. Felice Scotto, Giuseppe Carrotta, persone che conoscono lei, che lei conosce alla perfezione, quindi già un passo importante sul piano della panchina, degli allenamenti, diciamo così. Sì, assolutamente sì. Ho portato il mio staff, se vogliamo così, ma più che staff sono amici che mi danno una mano ogni anno quando vado ad allenare, quando ho la possibilità di portarmeli, un po' per scaricare le mie tensioni, un po' per dare qualche responsabilità a loro, perché anche loro devono lavorare e riflettere su certe cose, avranno degli incarichi da svolgere, e quindi insomma così avrò modo di riflettere, di pensare ad altre cose più importanti, molto probabilmente del calcio d'angolo, delle punizioni, dei fall laterali, che affido volentieri al mio secondo. Non possiamo fare promesse importanti, perché chiaramente il calcio io lo conosco bene, e questo per tanti tifosi sembrerà un campionato che loro non conoscono assolutamente, perché hanno fatto calcio in modo diverso nei professionisti, ma come tutti i campionati sono campionati difficili, ci stanno gli avversari, c'è il fatto che sono sicuro che quando andremo a giocare su tutti i campi troveremo un'ostilità sportiva buona, nel senso buono del termine, e troveremo comunque squadre agguerrite che vogliono chiaramente battere la Nocerina, e questo sarà dura. E chiaramente troveremo qualche campo in terra battuta, e quindi anche tanti giocatori tecnici, insomma, troveranno qualche difficoltà, perché io lo so, l'ho fatto, e pur avendo qualche giocatore tecnicamente importante, lì è andato sempre in difficoltà, e quindi speriamo bene, insomma, dobbiamo fare il meglio possibile per questa città, chiaramente.